you very much. Ed ecco a voi il Chesapeake Bay Retriever. Curly Quarter Retriever. Labrador Retriever. Flat Quarter Retriever. Golden Retriever. Perro de Agua Español. Welsh Springer Spaniel. English Springer Spaniel. Nova Scotia Dactoling Retriever. Lagotto Romagnolo. Sussex Spaniel. American Cocker. English Cocker Spaniel. Cani da riporto, da cerca d'acqua, i riportatori, ovvero i retriever, riportano il selvatico abbattuto. Questo vuol dire che hanno una grande memoria, focalizzano dove cade, lo riportano al conduttore. Cani da cerca, ovvero gli spaniel, che corrono seguendo l'olfatto per individuare la selvaggina, principalmente da penna. E sono gli spaniel più diffusi, i cocker. Cani d'acqua, abbiamo due rappresentanti, se non erro, abbiamo il perro d'acqua e il lagotto. Il perro d'acqua che mantiene la sua funzione di riportatore in acqua, mentre il lagotto è selezionato per la caccia al tartufo. Lasciano il ring Perro de Agua e Golden, restano Flat Labrador, Welsh Springer Spaniel. Si ferma lo Springer inglese. No, se ne va lo Springer inglese. Resta il Sussex, l'American e l'English Cocker Spaniel. Giovani adulti levrieri nel pre-ring, grazie. Young and adult sighthounds in collecting ring, thank you. Labrador, razza da riporto per eccellenza, la più diffusa delle razze retriever in Italia, è la terza razza più diffusa come numero di iscritti. Ottimo cane da famiglia, ottimo riportatore, utilizzato in differenti attività di interesse sociale, quali la conduzione dei vedenti, la ricerca sotto macerie e così via. Razza poco diffusa in Italia, molto più diffusa nei paesi nord europei. Il Flat Quarter Retriever gallese, Welsh Springer Spaniel. Springer deriva da to spring, che è il verbo che affonda le sue radici nel termine sorgente primavera, proprio qualcosa che schizza fuori, proprio per dire la funzione di queste razze. Questa razza viene definita dagli americani low long and liver, ovvero bassa, lunga e color fegato. È il Sussex Spaniel. Originario della contea del Sussex, razza inglese quindi. Ed ora dagli Stati Uniti la razza di Lilly il vagabondo, il cocker americano. Pensate che negli anni 60 per più di 10 anni questa razza è stata la razza più diffusa negli Stati Uniti. Partiamo da antenati simili al cocker inglese portati negli Stati Uniti dai padri pellegrini, sia anche il nome di questo cocker, si chiamava Hobo, da cui è derivata questa razza selezionata proprio per le caratteristiche di
essere un cucciolo per sempre, gli occhi rotondi, il muso più corto rispetto all'antenato inglese che vediamo sfilare nel mantello marrone roano in questo momento. Deriva da Woodcock, ovvero beccaccia il nome di questa razza. La caratteristica di questa razza è che deve essere gioiosa, infatti lo standard dice Merry Cocker. Abbiamo i tre finalisti. So number three is American Cocker. Number two is Welsh Springer Spaniel. Rappresenterà i cani da riporto, da cerca e da acqua al Best in Show finale, il Labrador Retriever.